Sindaco Luca Orlando è a Zurigo quest'anno, 2 anni prima dell'edizione di Manifesta che si vedrà a Palermo, a vedere come, di cosa si tratta, insomma. Sono venuto qui a lezione per capire esattamente come funziona Manifesta, per poter preparare al meglio la città di Palermo all'edizione del 2018 e per vedere come è possibile tradurre, diciamo, in lingua mediterranea e siciliana questa iniziativa, in questo caso mitteleuropea. Io credo che il senso complessivo di Manifesta a Palermo debba essere di entrare dentro l'anima della città, una città non europea, una città medio orientale in Europa, e noi vogliamo dare il nostro contributo da medio orientali e da europei all'arte, per la dimensione dell'arte che vorremmo che a Palermo avesse un punto di riferimento i diritti umani, cominciando dal diritto umano alla mobilità, che costituisce il diritto dei diritti, convinti come siamo che occorre abolire il permesso di soggiorno, e sarebbe molto bello trovare un'espressione artistica che esprima il diritto dell'essere umano di decidere dove vivere e dove morire senza essere condannato ad vivere dove il padre e la madre senza autorizzazione lo ha fatto nascere. Questo è il senso in più di Manifesta a Palermo. Senta, la Biennale ha già provato una volta ad andare, come dice lei, in una città non del tutto europea, quando ha provato a organizzare l'edizione di Cipro. Però andò male perché poi non riuscirono a organizzarla per motivi organizzativi, saltò, l'unico anno in cui saltò. Lei invece si sente confidente che a Palermo riuscirete a, come dire, non magari a livelli svizzeri, ma a rispondere a livello organizzativo? Sicuramente risponderemo agli stessi livelli della Svizzera. Poi dentro di me sono convinto, ma non lo posso dire, che faremo ancora meglio, perché riusciremo in qualche modo a presentare il nostro più grande patrimonio. Il più grande patrimonio di Palermo si chiama Palermo. Credo che basti questo per accogliere nel modo migliore nelle decine di luoghi della città Manifesta, perché noi vorremmo, assieme con l'assessore alla cultura che è venuto qui con me a lezione, sostanzialmente noi vorremmo che fosse un'occasione straordinaria per mostrare al mondo il mosaico Palermo. Senta, al di là della chiave di lettura sociale e politica che lei ha dato, anche rivolta al mondo che sta cercando di arrivare verso di noi, poi c'è una chiave di lettura invece più sulla città, più sull'economia, più sul turismo, sul marketing culturale. In questo senso, quali chance può dare alla città una manifestazione come questa? Intanto voglio ricordare che Palermo è diventata una città turistica. Accogliendo i migranti, accoglie anche i turisti. Ed è mandando un messaggio exciting and safe, eccitante e sicuro, ed è esattamente questa oggi la missione di Palermo. Voglio anche ricordare che nell'ultimo ponte del 2 giugno l'aeroporto di Palermo è stato l'aeroporto con maggiori presenze turistiche in Italia, e quindi oggi credo che Manifesta possa tenersi in una terra che già conosce la dimensione dell'accoglienza in questo secolo, nel secolo dei migranti. Perché non smetterò mai di ripetere, il 1800 è stato il secolo degli uomini, dei diritti degli uomini, diritti civili, diritti politici, i diritti di partecipazione degli uomini. Il 1900 è il secolo dei diritti delle donne e il 2000 è il secolo dei diritti dei migranti. Beh, se il secolo dei diritti dei migranti è il 2000 è esattamente il secolo di Palermo. Grazie, buona visita. Grazie.